Matthew William Sorum nasce a Venice Beach il 19 novembre 1960. Tutti quanti noi lo conosciamo per la sua militanza nei Guns N' Roses, ma la sua carriera è decisamente molto molto più ampia e oggi con questo video andiamo a scavare. Per fare un esempio, agli inizi della sua carriera collabora con Tori Amos e Jeff Peris, quindi insomma una partenza col botto. Dal 1989 al 1990 suonerà con la storica band The Cult. Successivamente verrà ingaggiato dai Guns N' Roses per sostituire Steven Popcorn Adler, che aveva appunto abbandonato la band per problemi di droga. Il suo esordio con i Guns N' Roses sarà ad un concertino piccolo, modesto. Concertino insomma che non ti mette per niente pressione. Il Rock in Rio 2. Della serie, primo concerto te lo spari in un'arena davanti a decine di migliaia di persone. Alla grande. Come ben sappiamo, Steven Adler poi lascerà i Guns N' Roses a seguito di una serie di problematiche personali, chissà come mai, con Axl Rose. Nella sua discografia con i Guns troviamo principalmente gli album Use Your Illusion 1 e 2, un doppio album che a me è sempre piaciuto tantissimo, però devo dire che io l'ho sempre trovato un pochino troppo lungo, cioè facendo una somma dei migliori brani dei due album, secondo me avremmo avuto un unico grandissimo album. Però ho sempre apprezzato il coraggio della band di far uscire appunto questo doppio lavoro, che comunque è sicuramente godibile e ha tantissime hit pazzesche. Ricordo che da ragazzino avevo la videocassetta dello storico concerto a Parigi, quello dove a un certo punto come ospiti sono anche Joe Perry e Steven Tyler degli Aerosmith. Concerto fighissimo, mi ricordo Steven con questa massa di ricci, la batteria della Yamaha e i piatti Zildjian. Veramente, veramente figo. C'era anche un drum solo veramente interessante, che infatti andremo a vedere dopo. Ma andiamo a vedere post Guns N' Roses che cosa ha fatto il buon Matt. Nel 1995 registra il primo album degli Slash Snake Pit, album che vi consiglio di ascoltare perché è veramente interessante. Successivamente, fino al 2000, collaborerà con Glenn Hughes, storico bassista dei Deep Purple. Nel 2000 tornerà nuovamente in tour con i The Cult e successivamente organizzerà anche un memorial per lo scomparso drummer Randy Castillo. Nel 2003 Matt pubblica un album solista e successivamente collabora anche col chitarrista Dave Navarro. Dal 2004 al 2006 Matt suona nei Velvet Revolver, successivamente nel 2009 collaborerà per un brevissimo periodo anche con i Motörhead. Roger Taylor, Billy Cobham, Lenny White e Tony Williams, questi i batteristi che vengono citati come principali influenze di Matt Sorum. Influenze che ovviamente sono perfettamente incastrate nel suo stile e che possiamo riconoscere appunto nei suoi lavori con i Guns N' Roses. Ora ragazzi, come sempre, questo video finisce qui. Vi lascio appunto al drum solo di Matt Sorum. Spero che questo video vi sia piaciuto e che questa parentesi dedicata ai batteristi giganti del periodo hard rock sia stata di vostro gradimento. Come sempre vi chiedo di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al canale. Dimenticavo, non è finita qui, ce ne sono altri di batteristi hard rock di cui parleremo, quindi rimanete sintonizzati. Ciao a tutti e buona giornata!